Se volete fare facilmente cassa con le scommesse sportive, Maestro 2.0 è quello che fa per voi. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. La barra da... La barra da... Il bar da... La barra da... Il bar doie. Ecco. Te pareva che proprio a noi ci ha levato? Ma quando? Polemiche! È peggio, cioè, polemiche! Questa cosa avrebbe tolto le polemiche, ma di che? Cioè, le polemiche sono aumentate. Allora, diciamo che in questo episodio, un nuovo episodio in cui analizzeremo appunto il VAR, che cosa andremo a fare? Analizzeremo tutte le partite Serie A e vedremo dove il VAR è stato utile e dove il VAR, Roma-Inter, purtroppo avrebbe potuto essere utile. Avrebbe potuto, ma non lo è stato. È pur vero che l'Inter ha vinto con 2 gol di scarto, però insomma, se la partita andava sul 2-0, più i pali. Sigla. Ciao ragazzi, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao. Siamo tornati con questo nuovo video. Cominciamo ad analizzare partita per partita di Serie A quello che il VAR ha fatto di buono e quello che il VAR non ha fatto di buono. Da dove vogliamo cominciare? Allora, aspetta, Roma Inter e Genoa Juventus. Sembra che mi stia grattando le natiche, ma in realtà mi sto grattando la schiena, ragazzi, non vi preoccupate. Allora, Benevento Bologna, al 118esimo minuto c'è il pareggio di Lucioni, ma il VAR... Era al 98esimo. Ah, vabbè, quello che è, il VAR conferma che purtroppo il gol non è regolare, non mi ricordo se perché... Fuori gioco, e quindi in questo caso è stato utile perché altrimenti il Bologna avrebbe perso praticamente due punti e comunque con un gol irregolare. Dispiace per il Benevento. Spallodinese, calcio di rigore, ok. Il rigore calcio del 2 a 2 del Udinese. 2 a 2, rigore segnato da De Rò e ok, perché comunque c'è stato il controllo del VAR perché l'arbitro era indeciso e insomma poi ha segnato buona, il calcio. Buona la chiamata di rigore. Allora, sempre su Spalludinese, gol 2-0 annullato a Lazzari in fuorigioco. Anzi no, aspetta. Ah, sì. Allora, gol del 2-0 annullato a Lazzari in fuorigioco. Il controllo del VAR conferma però che la giocata di Danilo c'è e rimette in gioco Lazzari e quindi il 2-0 è da regolarizzare. Sì, infatti poi è stato confermato. Quindi è stato confermato in questo caso il prima, VAR. Prima annullato e poi tramite l'utilizzo del VAR confermato. Ok. Gol in Chievo Lazio dei Immobili, il primo gol regolare. Sembrava che potesse esserci, non so, una carica sul portiere, Sorrentino invece esce a vuoto e di conseguenza viene regolarizzato il gol di Immobili. Sempre Spalludinese, il primo gol della Spal. Praticamente Mora sembrerebbe aver toccato con la mano e poi ha innescato Borriello che ha fatto il gol dell'1-0. Mm-hmm. Il VAR in questo caso non è intervenuto, ragazzi miei. E era un gol che poteva anche essere annullato. Sì. Se la tocchi a mano, ovviamente. Però comunque sappiamo bene come funziona il VAR. Cioè, viene utilizzato solamente nei casi in cui la situazione di gioco è solare, cioè perlomeno chiara, dai replay. Quindi comunque se il replay non contribuisce a chiarire, guarda, l'episodio, guarda, io non viene lasciato comunque decidere all'arbitro. Non ho visto l'episodio da Moviola, l'ho semplicemente letto. Non avendolo visto, non so se dalle immagini si poteva capire. Ma infatti pure la stessa cosa, cioè. Non l'ho visto, però fatto sta che l'ho letto e ve l'ho detto. Poi bisogna vedere fino a che punto la mano possa esserci, ma se l'hanno scritto evidentemente forse qualcosa ci poteva. La mano c'era. Andiamo avanti perché continuiamo con gli episodi in cui il VAR è stato appunto favorevole. Su Napoli-Atalanta il calcio d'angolo, il VAR assegna il calcio d'angolo che poi consentirà a Cristante di andare in gol. Mm-hmm. Viene confermato che c'era calcio d'angolo e poi Cristante la butta dentro. Quindi in questo caso, se il calcio d'angolo c'è, giustamente non sarebbe stato dato senza il VAR, non, e di conseguenza il gol non sarebbe arrivato segnato, esatto. E quindi mi sembra più che giusto. No, giusto così. Allora, Torino-Sassuolo ci stanno tre episodi. Il primo, il rigore per il Torino, viene assegnato un rigore per il Torino, ma poi il VAR viene consultato e che cosa si scopre? Che praticamente non c'era la mano di Cannavaro, ma l'ha presa prima di faccia. Di conseguenza il calcio di rigore poi viene reiterato, ritirato. Esatto. E vabbè, mi sembra più che giusto. Giustissimo. Poi, che cosa succede? C'è un mani di Duncan, punto interrogativo. Il VAR conferma che ha fatto lo stop con le braccia larghe, ma l'ha presa di petto. E quindi non è calcio di rigore. Altro episodio che va a favore del VAR. Certo. Poi, per quanto riguarda il calcio di rigore, pure assegnato al Sassuolo, ovviamente, perché non può
poteva mancare. Che cosa succede? Che il VAR si rende conto che in realtà De Silvestri stende Ragusa e sarebbe stato rigore, ma precedentemente c'era un fuorigioco dello stesso Ragusa che era in posizione irregolare. Di conseguenza il rigore viene reiterato un'altra volta. Sì, non viene assegnato. Senti, io però mi allaccerei a questo discorso. Sì. Perché è successo uguale in Genoa-Juventus. Quindi parliamo dell'episodio del Genoa-Juventus. In questo caso che cosa è successo però? Che è un episodio a sfavore della Juventus. A sfavore della Juventus, perché è successa la stessa identica cosa. C'è stato un rigore assegnato al Genoa. Il fallo c'era, ma precedentemente l'azione però è partita da un fuorigioco che non è stato segnalato nonostante l'utilizzo del VAR. Possibile che se ne sono accorti? Non lo so. No, non è che non lo sai, non se ne sono accorti, perché se no staremmo a parlare di Calciopoli contro la Juve. Sai che ti dico? Penso che abbiano visto solamente l'episodio in area. Se sono concentrati su quello. Solamente su gli è sfuggito. A pochi secondi prima non ci sono andati neanche a guardare, si sono concentrati solamente sul calcio di rigore. Ma questo perché? Fallo. Ma questo perché? Perché il VAR non è una tecnologia aliena, è una tecnologia fatta da esseri umani che la ricontrollano le immagini a schermo, anche se sono due. Duce chi è fa sassate, si direbbe in questo caso, hanno fatto assassate e non si sono accorti che in realtà non era per segnare calcio del rigore. No, fortunatamente che poi la Juventus ha vinto. E quindi comunque sì, l'episodio a sfavore alla fine non li ha penalizzati più di tanto. Ma Roma Inter! Ecco, Roma Inter! Ci riallacciamo proprio a questa cosa. La Juventus poi comunque ha vinto e non ci ha avuto problemi. La Roma invece è stata molto, direi, molto penalizzata. State zitto un attimo. Eccolo, faccio pure io. Perché il VAR, de solito, o meglio, è stato introdotto proprio per, soprattutto per i big match, per le squadre che si dovrebbero, in teoria, giocare a qualcosa di più importante, e dovrebbe funzionare soprattutto per quello, deve funzionare per tutte. Deve funzionare per tutte, però de solito, visto come si dice, per squadre che giocano, dovrebbero averci un occhio di rigore, perché... Che è successo? Dillo tu. Che è successo? Che non c'è andato un calcio di rigore sull'1-0 per noi. Cioè, poteva essere il rigore. A parte i tre pali. A parte i tre pali, lascia perdere i tre pali, stai zitto. A parte quelli, comunque la Roma sull'1-0 avrebbe potuto chiudere la partita andando sul 2-0, quindi sul doppio vantaggio. A secondo tempo inoltrato. Aspetta, diciamo bene com'è andata l'azione, perché però ti si è impertugiato, si è inserito Skriniar. Ti ha fatto tipo così. A velocità normale, a me sembrava rigore, ma io tifo Roma, giustamente ogni volta che vedo cascare qualcuno in area dico rigore lì per lì. È ovvio. Ma non ci hanno fischiato rigore! Riguardando le immagini, era rigore, ma il VAR non è stato chiamato. Non è stato... O meglio, c'è chi dice. Ma io non l'ho capita sta cosa, perché c'è chi dice che è stato chiamato ed è stato confermato che non era rigore. C'è chi dice invece che non è stato proprio chiamato. Allora io mi domando. Due ciechi a passassate che guardano quell'azione a velocità, riguardano 3, 4, 5 volte. Possibile che non hanno visto la pedata che è stata data e Perotti che è stato atterrato in aria? Non lo so. Non l'hanno vista. Fatto sta che comunque sto rigore non c'è stato. Fatto sta che la penalizzazione più grossa l'abbiamo ricevuta noi. Non stiamo dicendo che avremmo comunque vinto, perché può essere pure che sul 2-0 per noi ce ne facevano comunque 3. Se ci davano rigore, ma poi se ce ne facevano 4. Però, visto che il VAR è stato introdotto, a me non piace parlare di episodio. Datemelo, per favore. Visto che c'è stava, fino a che il VAR non esiste, sapete come la pensavamo, a me degli errori arbitrali. No, però non comunque, me ne può fregare meno quello che dice l'arbitro è legge. Se sta dentro tutta sta cosa, però, porca. Usatela e con criterio, perché comunque se alla Roma ci manca un calcio di rigore, che ripeto, il VAR deve essere usato poi soprattutto sulle situazioni. No, perché secondo me l'arbitro era convinto che non fosse calcio di rigore. Ho capito, cioè, però cavolo, no, ma non stanno fai due assistenti di porta che ci hanno comunicazioni chiama, con l'arbitro. Chiedi, oppure fatelo riguardo a te, perché comunque è una partita importante. Stavamo sull'1-0. Certo, l'arbitro non pensava che poi l'Inter avrebbe rimontato. Secondo me non ha fischiato rigore proprio perché dice stanno in vantaggio. Non roviniamo la partita più di tanto, perché tanto gli arbitri pensano purtroppo anche così. Sì, è sbagliato, ma lo fanno. È sbagliato. Fatto sta che poi alla fine ce la siamo presa noi. Perché? Perché niente. Perché poi l'Inter ha rimontato. Ce l'hanno fatti 3, vesino 3-1, è finita. 1-3, è finita del tutto. E il VAR in questo. Vabbè. Ci volete sapere che cosa ne pensate nei commenti? In questo momento lascerò un sondaggio in alto a destra in cui proprio vi chiederò, secondo voi, e ditelo da persone sportive, se siete interisti e dovete dire no solo perché tifate Inter, lasciate perdere.
Vi ricordo che io una volta, quando Strootman al derby si è tuffato, sono stato il primo a dire non c'era calcio di rigore, tant'è che nella live reaction addirittura non abbiamo esultato quando De Rossi ha segnato, perché quel rigore è stato scandaloso. Quindi adesso noi non è che stiamo facendo il processo alle intenzioni, no, perché tifamo Roma e è stata penalizzata la Roma. No, l'avremmo fatto in qualsiasi caso. No, ma è perché è stato proprio un episodio palese. Palese. Cioè, come abbiamo detto prima per la Juventus, comunque quindi, il calcio di rigore non c'era da assegnare contro, però comunque alla fine è riuscita a vincere fortunatamente la Juventus. In questo caso noi, siamo stati penalizzati. C'è stata una penalizzazione. Quindi in questo momento nel sondaggio noi scriveremo la Roma, c'era il rigore per la Roma, quello non fischiato dal VAR, sì o no? Dovete mettere sì, chi mette no è un infame. Votare tipo grande fratello, tipo grande merode, vabbè, tipo grande fratello, lasciate un amici su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ovviamente prossimo processo VAR, non la prossima settimana, quella successiva quando tornerà la Serie A, analizzeremo ovviamente tutto quello che è successo. Yes. Salutiamo? Sì. È ora? È ora. Sì. Ciao ragazzi. Ciao.